inizia a prendere velocità il mezzo meccanico. San Pio GM coglie ottima partenza e sfida al comando come era nelle previsioni nei confronti di Smeraldo Benal, con San Pio che insiste il lancio in 13-8. Seconda posizione si è sistemato Smeraldo Benal, a precedere il 4 di Spigola Jet, all'esterno si presenta subito Selca LB. 28-9 il primo quarto di corsa, cavalli che vanno a transitare davanti alle tribune, non ci sono variazioni, ha preso la via del largo anche il favorito di Sundance B che ha preso la scia di Selca LB che lo sta portando davanti. Nel frattempo i 600 iniziali vengono passati dal leader San Pio GM in 43-6, sempre Smeraldo in seconda posizione, poi la pariglia formata da Selca LB e Spigola Jet, con di fuori ancora Sundance B. 59-7 gli 800, si viaggia da 1:14.5 con 16-1 di frazione, penultimo rettilineo all'Unca San numero 7 GM, squalificato, che ha fatto i giochi comodi, va a rifinire il chilometro passato sul piede dell'1:14.2 di San Pio, ancora saldo leader con 3 di margine al resto della compagnia. Ora Sundance B va alla caccia di San Pio GM, però ancora un buon margine il battistrada di Chianese, 1:28.6, 3 quarti, 14:4 di frazione, si avvicina a Sundance B, numero 8 lo coglie in crisi a San Pio GM, lo va ad attaccare all'ingresso della dirittura di arrivo con numero 2 squalificato. San Pio GM, Sundance B va a fare passerella come era nelle previsioni, facile facile il successo per Sundance B e Antonio Simioli, 1,99 la quota, al secondo posto il numero 9 di Safari Mail, il numero 1 di Smeraldo Benal dovrebbe essere, andiamo a rivedere, la vittoria senza discussioni per Sundance B, Antonio Simioli va a vincere facile facile, al secondo posto il numero 1 di Safari Mail e a terzo l'1 di Smeraldo Benal. 2:01 il tempo totale, 1:15.1 il ragguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 31:05, 15:03 la dirittura di arrivo, la vittoria facile facile per Sundance B, 1:99, Antonio Simioli ai comandi.